software, quindi tracce separate su software mi permette di scrivere le automazioni su Cubase o su, e quindi avere una definizione molto maggiore. Così riesco a fare delle cose abbastanza precise ma limitate alle mie mani, nel senso tengo sotto controllo gli strumenti che già so che andrò a controllare, però quelli sono e quello, le possibilità sono queste, che non sono poche, insomma. Vogliamo dare... Vogliamo parlare della compressione? Di già? Non volete tenere... Il povero cantante che facciamo, non lo filiamo la voce. Comprimiamo la voce. Compressiamo la voce, perché la voce richiede, insomma. Il compressore, o meglio, la voce. Strumento molto, molto, forse il più complicato da inserire nel mix, perché deve uscire, deve essere... ben evidente, ma allo stesso tempo ben avvolto nel mix. Allora, andiamo a sentire la voce un attimo come è venuta. Questo falsetto. Tu qua stai già cantando, no? È introduzione, no. Giusto? Questa è la chitarra, questa è la voce. Non beccare però dove canta. Non spaventatevi, perché adesso ci lavoriamo. Imposto il loop per non avere noie di continuare a mettere in play. Per la strada non mi fate ridere. Una vidi pensai. Vediamo una porzione. Questo è il testo originale che poi loro ci hanno modificato. Non mi fate riesco. Veramente? Ma no, Paolo. Basta. Loro eliminarono. Devi trovare. Però c'era già Maria Teresa Saluto allora. Del dinosauro lì. Il giornalista della RAI. Giornalista, della media. Allora, voce. La voce la vogliamo trattare bene, quindi usiamo tutta la potenza del processore sfruttando gli effetti insert. Effetti insert, come dicevo prima, lavorano, trasformano la traccia, trasformano il suono. Diciamo, si possono caricare dei preset che sono già composti. Alcuni ce ne sono poi su manuali, eccetera, sono riportati tutti. Sono preset in cui c'è ad esempio un compressore, un riverbero e un chorus tutto insieme, in cui posso editare qualsiasi parametro, ma sono molto comodi perché, come vedete, come vedrete adesso, caricando questi preset praticamente ho già la voce fatta e finita, devo soltanto poi fare delle piccole correzioni per... Come... Interessante che è la combinazione degli effetti editabili singolarmente. Cioè, se metti il mostrone di effetto, poi il chorus non ti serve, che bassi i parametri. Però ad esempio, vedi, una linea di chorus non guasta mai. Mi sto scorrendo adesso. Distortion, perché io posso anche, ad esempio, mettere un distorsore su quella chitarra. Una chitarra pulita. Quella chitarra pulita che abbiamo sentito. La registri pulita e poi la mix. Mi gira così e metto il distort. Posso farlo, diciamo, in post produzione. In questo caso vado a scorrere i preset mic, quindi dedicati al microfono. Con questo ho un preset rock, boh, sentiamo come suona. Non suona ancora perché devo decidere su quale traccia andare a metterlo, quindi vado a selezionare input source, cioè sorgente di ingresso, e decido che la traccia, questa della voce, la 3, sulla traccia 3 avrà effetto questo effetto. I termini sono quelli. C'è. Le orecchie più abituate sentiranno il compressore agire.
che schiaccia questo suono troppo. La catena, il compressore. Sì. Che effetti c'è? Allora, questa catena è composta da un reverbero tipo stanza, quindi piccolo, un reverbero d'ambiente e il compressore. Andiamo a selezionare prima. Il delay. Questo fa l'effetto megafono per quelle cose. Cioè, come vedete, possono venire anche delle idee creative durante. In questo caso no. Questo è un limiter. Delay anni 50, molto veloce. Chorus. Questo ha un po' di delay, un po' di riverbero. Sì. Cioè, qui veramente entra in gioco, non esci vivo, quindi per ragioni di tempo eccetera ci accontentiamo di un riverbero e di un effetto che può andare bene. Ad esempio era un po' lunga la coda, sì, bravo, la gola. Il sedere, però è divertente, penso che anche per chi non sia esperto ci assicura degli effetti sulla casa. Assolutamente. Cioè, ci si può sbizzarrire veramente. Ring modulator. Cioè. Wow, wow. Duplichi le tracce. È importante non fargli sentire, perché quello è un pazzo. Quello poi devi fare da Pio, vedi che faccia? Te lo lasci? Però sei dimenticato di Gori, almeno sta cosa gli ha tolto dalla mente. Non ti preoccupare, tanto mi toccherà a me, vedrai. Le tracce fai le coriste che fanno solo wow. Diciamo che ci sta questo delay. Assolutamente. Anche perché dobbiamo sentirlo. Come sta nel mix? As usual. Andiamo un po' a vedere, aprendo tutto, alzando un po' perché c'è bisogno di volume. C'è un rullante. Sul rullante. Esatto. Sembrava, bravo, come dicevo io. Ah, perché il rullante sta anche un pochino nella voce, e quindi questo è un caso ipotetico, proprio difficile. Caso ipotetico difficile, non mettiamo delay sulla voce perché drasticamente per questo la voce va fatta a parte. Però nella situazione live, ma anche come abbiamo di solito, comunque anche per esempio noi come ci disponiamo qua quando suoniamo, io sto di là, quindi rientro. Esatto, sì, anche a discarica, ovviamente. Oggi sì, abbiamo oggi sacrificato così, così. Devi prendere i giusti accorgimenti. Ma la cosa bella è anche un'altra, che spesso quando vengono magari qui i gruppi a fare la registrazione, che fanno la musica tutta insieme alla voce posta, spesso il problema è che il cantante in teoria canto, tu puoi cantare, ha cantato, ha fatto da guida a noi, e poi la cancelli e la rifà. Questa voce a parecchio rientra, praticamente rullante. Tutto lì. Vabbè, stavamo in linea. Lui ha puntato alla cassa. La bomba atomica. Andava a piedi nudi. Però con lavorando su una piano. Perché di solito il microfono dovrebbe stare puntato dall'altra parte. Esatto. Abbiamo abbassato, sennò fischiamo. Esatto, la cosa buona è che c'è molto gain, quindi abbassando comunque un pochino il volume della voce si abbassa anche il rientro. La ripresa ce l'hai. A piedi nudi per la strada. Non mi fate ride. Allora. Dovevi pensare. Facciamo proprio karaoke puro. Gli spariamo del riverbero
ignorante proprio. Anni 80. Sì, sì, ce frega, ce l'abbiamo. Oh. Lo usiamo. Ma chi so io? Cos'era la 3? Sì, esatto, quella, quel genere lì. Tamarrissimo. Allora, un attimo. Mozza di pezzi. La seconda parte ora sconvolgerà tutto perché suonano con dinamiche diverse, è proprio un'altra canzone. Fino a qui diciamo che io potevo già ritenermi soddisfatto. Possiamo sentire?